nostra superfinalità dei forni e dei fabbricati corrali presenti nella città di Montecchia e nei comuni limitrofi, risultando in un secondo momento grazie alla collaborazione di esperti e professionisti del tempo. Il secondo aspetto si è focalizzato sulla ricostruzione dell'antico circuito del mare, nella tradizione della famiglia, attraverso lo studio dei tipi di grano, la trasformazione in farina prodotta dai mulini d'acqua e infine la panificazione. L'obiettivo del terzo aspetto è stata quella che è stata l'elaborazione e la realizzazione di una mappa per poter rappresentare un percorso per produrre da chili per far conoscere la storia degli antichi mulini e dei forni esistenti della Valle Vecchia. I due mulini caratteristici che abbiamo scelto di mostrare sono il mulino di piega e il mulino della porta. Il primo è un mulino per la produzione di farina, mentre il secondo per la produzione della porta della spada, soprattutto utilizzato in tempo di guerra. Quando associamo la parola profumo alla nostra valle, non possiamo non risalire verso Maiolo, l'unico comune a possedere un forno pubblico in piazza e dove in diversi momenti dell'anno si festeggia il pane.